Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito Mai Più Senza. In questo video vi mostrerò come cucire il soft shell, un tessuto tecnico adatto per cucire giacche e pantaloni per la mezza stagione e per lo sport. Ho cucito questo tessuto per la prima volta nelle scorse settimane per creare delle giacchette primaverili per i miei due bimbi che ho utilizzato come base per dei costumi di carnevale da ape. In questo video vi mostrerò quali sono gli strumenti più utili per trattarlo e cucirlo in maniera semplice e veloce e qualche trucchetto per la confezione dei capi. Vi ricordo che trovate l'elenco con tutti gli strumenti che utilizzo nel video nel box descrizione sotto. Il tessuto soft shell che ho utilizzato per queste giacchette mi è stato fornito dallo shop di tessuti e merceria unpuntoallavolta.it. All'interno del mio blog trovate inoltre un articolo della nuovissima rubrica di Tessuto in Tessuto in cui vi spiego che cos'è il soft shell, quali sono le sue caratteristiche tecniche, quali capi si possono realizzare con questo tessuto, vi darò dei consigli di cartamodelli utili per cucire questo tessuto e trovate inoltre il riepilogo di tutto quello che vi dirò in questo video. Vi ricordo che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Tra l'altro, per imparare a conoscere meglio i tessuti ho creato un corso apposito, si chiama Impara a scegliere il tessuto per i tuoi progetti di cucito, lo trovate all'interno della piattaforma. Vediamo quindi come ho trattato e cucito questo tessuto per fare le giacchette. Il tessuto, essendo sintetico, non dovrebbe stringersi dopo il lavaggio, quindi non sarebbe stato necessario lavarlo prima del taglio. Io comunque l'ho lavato per sicurezza. Per evitare che i tre strati si separassero, come in questo angolo, ho sorfilato tutto il perimetro del tessuto prima di metterlo in lavatrice. Io ho utilizzato la taglia cuci, ma potete cucire anche con un punto a zigzag a macchina, basta fissare i tre strati insieme. Una volta lavato non è necessario stirarlo perché non si stropiccia, quindi sono passata direttamente al taglio. Non ho utilizzato gli spilli come faccio di solito per fissare i cartamodelli al tessuto perché gli spilli lasciano dei buchi sul tessuto. Vedi, in questo punto si vedono infatti i buchini. Ho quindi utilizzato pesi, tappetino e cutter. Per le curve strette e piccole ho utilizzato un cutter più piccolo. Per i tagli dritti e le curve ampie un cutter standard da 45 mm. Io per pigrizia non ho cambiato la lama, ma ricordatevi di utilizzare una lama bella affilata in modo da fare un taglio preciso. In un video precedente della serie Cucito Mai Più Senza ti mostro come cambiare la lama del cutter. Trovi il link qui sopra o nel box descrizione sotto. Prima di cucire ho sorfilato a taglia cuci tutti i margini dei pezzi in modo da saldare i tre strati di tessuto insieme. Il tessuto non si sfilaccia, quindi se lo desiderate potete lasciare i margini al netto, ma comunque vi consiglio di rifinirli a tagliacuci o con la macchina per cucire con punto zigzag per avere la sicurezza che i tre tessuti non si separino con l'utilizzo dei lavaggi. Il tessuto soft shell non dà grosse difficoltà nella cucitura quando i due tessuti sono dritto contro dritto e in questo caso si lavora come un normalissimo tessuto ortogonale. Ho utilizzato ago standard con finezza 90, filo cucitutto in poliestere per la macchina da cucire, piedino standard. Sulla taglia cuci ho utilizzato un filo Mini King Gutermann. Vi ricordo che se volete imparare a utilizzare la taglia cuci o migliorare la vostra tecnica con la taglia cuci c'è il mio corso Impara a usare la taglia cuci e cuci la t-shirt, lo trovate all'interno della piattaforma Cucito Espresso. Ho stirato il tessuto a temperatura media, due pallini. Il tessuto risulta bombato anche dopo la stiratura, quindi non mantiene molto bene la piega. Puoi scegliere se lasciarlo così e dare al tuo capo un aspetto bombato, appunto, oppure impunturare i margini per appiattirli sul capo, come ho fatto su questo cappuccio. Visto che è un tessuto idrorepellente e che ogni cucitura è un canale di passaggio per l'acqua, io ho preferito lasciare l'aspetto bombato sia per una questione estetica sia per una questione pratica. Meno impunture mantengono meglio le proprietà di idrorepellenza del capo. A proposito di impunture, è stato un po' più difficile cucire il tessuto dal dritto, per esempio quando dovevo impunturare gli orli della giacca o delle maniche. Con il classico piedino standard ho avuto qualche difficoltà. Lo strato esterno liscio in poliestere si comportava più o meno come la pelle. Non scorreva bene sotto il piedino, faceva attrito ed essendo leggermente elastico si tirava e il punto risultava a tratti irregolare. Per risolvere l'ho trattato come se fosse pelle e ho quindi sostituito il piedino standard della macchina con un piedino in teflon. In questo modo ho risolto il problema.
Non potendo utilizzare gli spilli, ho utilizzato le pinzette o mollette, corte per i margini e lunghe per gli orli. E per imbastire una colla temporanea per tessuti. Ti consiglio infatti di incollare gli orli e le paramonture prima di cucirle, altrimenti, essendo il tessuto leggermente elastico, è molto probabile che si sposti durante le cuciture, creando un effetto ad onde sull'orlo sulla paramontura. La difficoltà maggiore l'ho riscontrata nell'applicare i bottoni automatici in plastica. Ero indecisa se applicare i bottoni anorak ossido, questi, oppure i bottoni in plastica neri. Alla fine, per una questione puramente estetica, ho scelto i bottoni in plastica neri. Si abbinavano poi meglio per il costumino da ape. Su uno strato singolo del tessuto non ho avuto nessuna difficoltà, mentre sul doppio strato è stato veramente difficile applicarli a causa dello spessore elevato dato dal doppio strato di tessuto. Per il bottone femmina, quello sul lato esterno della giacca, non ho avuto nessuna difficoltà. Mentre per il maschio, che ho applicato sulla parte sinistra del davanti, è stato davvero difficile, ho dovuto fare molti tentativi prima di riuscirci. Per aiutarmi ho anche ampliato il foro per appiattire lo spessore utilizzando una pinza perforare. Se come nel mio caso quindi avete tessuto e paramontura entrambi rinforzati, vi consiglio di utilizzare i bottoni a pressione anorak. Per un solo strato di tessuto invece potete utilizzare tranquillamente anche quelli in plastica, come per esempio ho fatto sul cappello. Questo vale soltanto per questo tessuto perché, come vi dicevo, il tessuto è molto spesso e ha un effetto bombato. Prima di applicare i bottoni, dopo aver scelto la posizione, ho forato il tessuto con una spilla da balia per avere la posizione corretta del bottone sia sul davanti destro sia sul davanti sinistro. Ho poi rinforzato entrambi gli strati, esterno e paramontura, con i pallini di rinforzo termoadesivi. In un precedente video vi ho mostrato come applicare i bottoni in plastica e come rimuoverli se sbagliate ad applicarli. Vi lascio il link al video qui sopra e nel box descrizione sotto. Ecco il risultato finale, quindi queste sono le due giacchette. Il risultato mi piace tantissimo, sono molto felice di aver creato questi due capi per i miei bimbi. Nel prossimo video vi mostrerò come ho trasformato queste giacchette in un costume da ape e quindi come ho creato i due costumi da ape Maya e il suo amico Willy. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video, mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulzatina e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo video della serie Cucito Mai Più Senza. Ciao!